Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video degusta box. Mi è appena arrivata a casa questa scatola meravigliosa che ormai mi arriva tutti i mesi. È pesantissima, eccola qui, ve la faccio vedere, la metto subito giù perché pesa tantissimo. Se non conoscete la degusta box, è arrivato il momento di conoscerla. È una scatola che vi arriva a casa tutti i mesi con prodotti alimentari all'interno sempre diversi. A volte ci sono delle novità, a volte ci sono dei prodotti che sono conosciuti già da tempo, ma sono sempre prodotti ottimi e di ottima marca. Costa 15 euro al mese, però i prodotti che vi arrivano superano ampiamente il valore che voi spendete. Se volete provarla solo per il primo mese, potete usare lo sconto che vi lascio giù in info box, che è il mio sconto personale, ma ve lo lascio volentieri, e potete averla a 9 euro anziché a 15 euro, così avete l'occasione di provarla e poi vi dico subito che non la lascerete più perché è favolosa, è fantastica. Io sono contentissima di ricevere questa scatola tutti i mesi. Ma adesso direi che ho parlato troppo e andiamo a vedere subito cosa c'è dentro. Andiamo ad aprire, io ho già tolto lo scotch per comodità. Vedo subito una cosa super interessante, che sono questi mini strudel della marca Asolo Dolce. Sono due confezioni. Adesso andiamo a vedere. Questa è la confettura di frutti di bosco, eccoli qua, e questo è alla confettura di albicocca. Questi sono degli snack veramente favolosi. A me piace anche lo strudel, quello classico, proprio tradizionale, però anche questi, proprio come snack, oppure anche dopo cena, magari non ho voglia di mangiare un dolce particolarmente sostanzioso, e uno di questi comunque mi toglie la voglia di dolce. Quindi sono graditi al massimo. Poi vediamo cos'altro c'è. Poi vedo un'altra cosa super interessante, che è il frullato della Valfrutta 100%, frullato al 100%. Eccolo qua, con fragola, mela, ribes e mirtillo. Devo dire che mi attira molto, anche se io non sono affatto un amante dei succhi di frutta, però un frullato con la fragola, con il mirtillo, con la mela, questo mi attira di più. Bene, interessante, questo sicuramente lo voglio assaggiare. Poi andiamo avanti. Una scatola di Daygum White Care vitamina C, quindi questo per la cura dei denti bianchi con vitamina C. È molto carino il packaging, perché a me comunque piacciono le cose sul rosa, quindi questo mi piace come packaging. Poi qui cosa c'è? Questo che cos'è, ragazzi? Ah, è un dolcificante liquido, infatti mi sembrava dolcificante liquido, misura. Eccolo qua, questo va a sostituire lo zucchero, però è un prodotto che io non ho mai usato in vita mia. Io non ho mai usato il dolcificante. Se devo bere qualcosa che necessita di aggiunta di zucchero, io sono indisciplinata e vado a mettere lo zucchero classico. Quindi prendo il cucchiaino, uno, due, tre, quelli che sono a seconda di quello che sto facendo, sto bevendo, sto mangiando, e vado ad aggiungere lo zucchero classico. Quindi io non ho mai provato nessun tipo di dolcificante. Lo regalerò a qualcuno magari che usa il dolcificante. Poi andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Qua c'è un barattolo misterioso perché è fasciato qua dentro. Vediamo che cos'è. Peperoni, ceci e olive saclà, eccolo qui. Questo può essere comodo magari se fate dei piatti un po' particolari. Io così da solo, diciamo, non l'ho mai mangiato. Di solito queste cose mi ricordano molto le cene di famiglia a Natale, perché sono i classici antipastini che si mettono in tavola. Però comunque quello con i ceci non l'avevo mai visto, quindi potrebbe essere una cosa interessante da provare, magari anche per fare, non so, un risotto così con queste cose. Adesso ormai il periodo dell'insalata di riso sta finendo perché sarà per arrivare il freddo, però magari anche un riso caldo con quelle cose lì, perché no, magari lo provo. Poi vado avanti. Semi di girasole della marca Cannamela, eccoli qua. Io questi non li ho mai provati e vedo che si possono mangiare così come sono, come snack. Però posso essere sincera, ragazzi? Sì, siamo tra di noi, non ci sente nessuno, quindi sono sincera. A me queste cose mi fanno venire in mente il cibo per le galline. Quindi non riesco tanto a mangiare questi semi così da soli, perché davvero mi viene in mente il cibo per le galline. Quindi l'unico modo in cui io utilizzerò questi semi, perché poi comunque a me piacciono le cose con i semi, però non da soli così,
Mi piacciono se sono uniti al pane, ai grissini, ai cracker. In questo caso magari li andrò ad unire a qualcosa del genere. Farò magari un pane con i semi di girasole, una focaccia con i semi di girasole. Però se li devo mangiare così, temo che resteranno dentro la confezione. Comunque una cosa interessante da provare perché i semi di girasole io non li ho mai provati. Poi vado avanti, vediamo. Qui c'è una bottiglia di birra Peroni Forte, eccola qua. Birra Peroni Forte. Sapete che io sono astemia, quindi già la birra normale non la bevo, forte ancora meno, quindi la regalerò a qualcuno che beve la birra, perché io sinceramente non la bevo. Poi vado avanti. Qua c'è una confezione di grissini. Grissin Bon, eccoli qui, quelli con l'olio d'oliva, questi sono quelli un pochino più spessi e più corti e sono buonissimi. Questi li avevo provati tanto tempo fa, sono buonissimi. Poi qua c'è una cosa molto carina che mi piace tantissimo a vederla così, è una confezione di mini cioccolata Ritter Sport. Però questa è particolare perché vedo che c'è scritto mini pensieri al quadrato in edizione limitata. Adesso noi la apriamo e vediamo quali sono i pensieri che sono contenuti qua dentro. Allora, innanzitutto si presenta così ed è molto carina perché è tutta colorata. E poi vedo che effettivamente sopra ogni quadrato di cioccolata c'è un messaggio, quindi sono come delle mini cartoline di cioccolato che voi potete andare a regalare alla persona alla quale tenete, perché comunque c'è un dolce messaggio sopra. Questo, che è quello al latte con crema di yogurt, riporta come messaggio: un amico è un pezzetto di felicità. Eccolo qui. Questo è molto carino da regalare a un amico, un'amica, insomma, mi sembra un pensiero dolce. Poi, concediti un momento prezioso, è questo. Questo è al latte con, cerco di leggere da lontano, con cornflakes. Eccolo qua. Questo è un altro tipo di cioccolato che non avevo assaggiato e che sicuramente assaggerò. Poi andiamo avanti, cioccolato al latte extra con nocciole riporta il messaggio: la fortuna aiuta i golosi. Forse è per quello che io non sono così tanto fortunata, perché comunque io non sono mai stata golosa. E se la fortuna aiuta i golosi, ho capito perché la fortuna dalle mie parti non gira. Va bene, lasciamo stare questo discorso sulla fortuna, andiamo avanti. Mi sciolgo per te. Questo è ripieno di nocciole e gianduia, è tipo il cremino, quel cioccolatino che va tanto di moda a Natale, che a me piace tra l'altro. Mi sciolgo per te. Eccolo qui. Poi andiamo avanti. Qua c'è di nuovo Concediti un momento prezioso, che è quello che abbiamo già visto. A te che riempi le mie giornate, come sono romantici, ragazzi, questi messaggi. Questo è cioccolato fondente ripieno di marzapane. Eccolo qui, questo è buonissimo. Il cioccolato col marzapane a me piace. Mostra il tuo lato croccante. Eccolo qui, questo è cioccolato al latte con il biscotto. E poi c'è l'ultimo, coppia che vince non si cambia. E questo è cioccolato al latte normale. Eccolo qua. È molto carina questa idea, mi sembra una cosa veramente molto romantica, molto dolce, perché comunque lasciare un messaggio a una persona alla quale si tiene, fosse anche un amico, è comunque una cosa veramente carina. Poi andiamo avanti, vediamo un po'. Nastrine integrali mulino bianco. Io ho provato le nastrine classiche, queste sono quelle integrali che effettivamente io ancora non avevo assaggiato e che vanno benissimo per colazione, quindi nelle mie prossime colazioni ci saranno queste. E l'ultimo prodotto è una confezione di biscotto Plasmon dei grandi. Ai 5 cereali, è una vita, veramente una vita, che io non tengo in mano una confezione di biscotti Plasmon. Questi sono i biscotti Plasmon ai 5 cereali, li assaggerò. Tra l'altro, vedo che sono in 8 porzioni piccole. Facciamo così, ragazzi, li andiamo ad aprire e vediamo insieme come sono confezionati. Tanto comunque li aprirei a telecamera spenta, quindi li apro subito così lo vedete anche voi. Sono fatti così, eccoli qua. Sono in confezioni così, mi sembrano molto carini perché si possono portare in ufficio, si possono tenere in borsa, quindi
Quindi è una bella idea, secondo me. Tra l'altro sono molto sottili, quindi sono diversi dai classici Plasmon, probabilmente. Non apro la confezione perché poi altrimenti mi rimane aperta. Poi, come al solito, ci sono i volantini. Dunque, qui c'è tutta la spiegazione della birra, però io tanto non ci capisco niente di alcolici, quindi è inutile che lo vada a leggere. Qua c'è la novità, ecco questa, Saclà, peperoni, ceci, olive, vedo che è una novità, perché c'è proprio scritto, vedete, sul bigliettino che è una novità. E poi qui, all'interno di questo scatolone, c'era anche questo. Questo arriva tutti i mesi, perché fa un po', diciamo, il riassunto di tutto quello che voi avete trovato. Vi indica anche il prezzo, quindi se poi voi andate a fare la somma, vedrete che è più di 15 euro, quindi è comunque una cosa conveniente. E ci sono proprio tutte le caratteristiche dei singoli prodotti. Io lo so, ragazzi, che c'è il riflesso e non vedete, però fidatevi, ci sono le caratteristiche dei prodotti. E qua c'è anche un giochino da fare, praticamente una specie di cruciverba. Se voi andate a compilarlo nel modo corretto e poi lo pubblicate su Instagram, potete vincere dei premi, quindi c'è anche il giochino. Questa è la Degustabox di settembre. Devo dire che mi è piaciuta tantissimo. Questo mese ho trovato tutte cose veramente molto sfiziose che voglio assaggiare, quindi pollice in su. Come vi dicevo all'inizio del video, se volete provarla anche voi, mi raccomando, andate a prendere il mio codice sconto perché almeno la pagate 9 euro anziché 15 per il primo mese, avete l'occasione di provarla. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, mettete un like se il video vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.